Ora, lupetti, guardate che cosa fa Dagi e cercate di copiarlo. Mettetevi seduti per terra. E incrociate le gambe. Tipo... così? Ora mettete le mani sulle ginocchia. Oh. Questa si chiama la posizione del loto. È tutto qui? Oh no, lupetti, c'è molto altro. Provate a sdraiarvi sulla pancia. Ora spingete con le mani. Questa è la posizione del cobra. Che cos'è un cobra? È un serpente. I serpenti fanno yoga? Sì, molte delle posizioni dello yoga provengono dalla natura. Come la montagna, il delfino, l'aquila. Oh, capisco! Che mi dite del... l'albero ondeggiante? Bisogna ondeggiare come un albero! Sì! Albero ondeggiante! Ah, questa qui non la conosciamo, vero Dagi? Oh! Ne ho una anch'io! La posizione dell'insetto pieghevole! Si fa così! Bisogna piegarsi come un insetto! Sì! Piegarsi come un insetto! Questa è bella, Happy! Oh. Ah, forte amico! Ti ho detto che c'erano delle buone vibrazioni qui! Questo yoga mi sta facendo sentire molto... soffice! Morbido! Posizione, l'uccello equilibrista. Sollevate una gamba e allargate bene le braccia. Forte! L'uccello equilibrista! Non dimenticarti di respirare, Dagi. Oh. Ma... ora proviamo il gatto che si stiracchia. Mettetevi sulle ginocchia e allungate le braccia in avanti! Miau! Il gatto che si stiracchia! Oh, questa qui mi piace! Ora proviamo la volpe che dorme! Ah, sembra che si siano tutti calmati adesso. Questi lupetti sono di un altro livello, amico. Credi che ora i lupetti possano aiutarti a verniciare la sedia, Dagi? Oh. Sì! Finito! Bella sedia, amico. Puoi dirlo forte. Non sono stati bravi oggi i lupetti, Dagi? Oh! E un, due, tre, quattro! Beh, credo che la nostra musica abbia dato una mano. Sì! Chi lo sa? È giusto in tempo! Ecco che arriva la folla! Oh, sì! Buongiorno, insetti! È il momento di ballare! Sì! Evviva! Sì! Se volete danzare, mettetevi in fila, ascoltateci tutti e andrà tutto bene! Un passo a sinistra, piccolo salto, battete le mani e muovete i piedi! Un passo a destra, un giro su voi stessi, battete le mani e ballate al ritmo! Passo indietro, fate come il pollo, e beccate in giro, un balzo in avanti, fate un inchino, le mani battete come sapete! E ancora!
Un passo a sinistra, un piccolo salto, battete le mani e muovete i piedi. Un passo a destra, un giro su voi stessi, battete le mani e ballate al ritmo. Un passo indietro, fate come il pollo, e beccate in giro. Un balzo in avanti, fate un inchino, le mani battete come sapete. Yuhuu, evviva! Sì! Grazie mille, lupetti! È stato il più bel ballo degli insetti di sempre! Wow! È stupendo! Già! Che cos'è? È un castello gonfiabile, Rolly. Un castello gonfiabile? E a cosa serve? Beh, per saltarci sopra, Tug. Non è vero, Duggy? Uff! Ah, è il distintivo del salto. Potresti insegnare ai lupetti come si salta, Duggy. Uff! Ci sono molti modi in cui saltare, lupetti. C'è l'uccello, la stella marina, la palla, la medusa, il dormiglione e... il porcospino! Oh, questo non lo conoscevamo. No, c'è un porcospino! Pino il porcospino! È ricoperto di aghi, finirà per bucare il castello! Woof! Scusa, Pino, non vogliamo bucare il nostro castello gonfiabile. Sì, sì, come vuoi. Non entrerò nel castello gonfiabile perché sono spinoso, insomma. Loro che ne sanno? Non è giusto! Allora, Duggy, ti vuoi mettere tu in porta? Uff! Lupetti, dovete provare a far passare il pallone oltre Duggy per fare un gol. Perché? Ecco, Betty, il perché è... perché... perché è divertente. Sì! Allora, Duggy vi tirerà il pallone e voi dovrete provare a ripassarglielo. Uff! Credo che Duggy voglia che calciamo la palla. Calciare la palla? Va bene. Calcia, 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 calcia! Calcia! È stato un calcio stupendo. Puoi dirlo forte, Norri, ma devi calciare il pallone verso la porta. Va bene. Pronto, Duggy? Uff! Con un pallone? Lo calciamo! Bene! Avremmo dovuto dire a Annie di calciare il pallone verso la porta. Oh!
Balla! Rema! 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 Balla! Rema! 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 Oh. Huh? Goal! Abbiamo fatto gol! Sì, proprio così. Non è vero, Dougie? Uff! Sì! C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Dougie abbraccio! Oh. Dougie abbraccio.